Oggi scopriamo questi pennarelli che hanno due punte e una a pennello. Lo vediamo insieme. Questo video in collaborazione con archimediabellearti.it è un e-commerce dove puoi trovare tutto quello che ti serve per disegnare e colorare. Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Pato74 dove oltre a parlare di moda insegno anche a disegnare e proviamo diversi strumenti. Oggi voglio provare insieme a te questi pennarelli. Sono pennarelli con due punte, una a pennello e l'altra fatta a pennarello fine. Vediamo la recensione, se ti piace fammelo sapere mettendo un like, vedrai ben tre tecniche in questo video, ci vediamo alla fine per la spiegazione, guardiamolo insieme.
in questo video hai visto come utilizzare i Lira, che sono due brush, cioè sono dei pennarelli acquarellabili con due punte, la punta pennello e la punta pennarello per i particolari. Ti ho fatto vedere tre modi per usarli, quindi se ti prendi questo set, che in questo caso qui è da 24, puoi veramente fare tantissimi tipi di disegni con tante tecniche in base a come sei ispirato o ispirata. Nella prima parte ti ho fatto vedere la prima tecnica, lo vado a utilizzare come un pennarello, dove mi serve faccio le sovrapposizioni di colore, utilizzo la punta pennello per fare le parti più larghe del disegno e poi vado a ripassare in tono. Se hai visto nel video, qui c'era il blu e io ho utilizzato la punta fine blu per andare a ripassare. In questo set hai tutte le tonalità che ti servono. Qui c'era l'arancione e io ho usato la punta fine del pennarello per andare a ripassare. Puoi fare un tipo di disegno come questo andandolo a colorare completamente e anche andandolo a ripassare in tono. Qui ti ho messo i colori che ho usato anche per ripassare. Qui c'è la punta a pennello e i colori della punta fine. E ho fatto un disegno completo con le sfumature, cosa molto divertente e facile da fare. Prova a farlo anche tu. La seconda tecnica ho voluto farla acquerellata perché questi pennarelli sono con un inchiostro ad acqua, così con l'acqua li puoi diluire. Infatti hai visto che ho usato questo pennello. Questo è il pennello punta piatta di Tintoretto. La misura, se ti interessa, è una misura 6 e la serie è 874 sintetico ambra. La cosa importante è andare molto veloci, nel senso che quando dai il pennarello sulla carta devi subito diluirlo con il pennello, di modo che si tiri meglio il colore. Quando ti serve vai a fare dei particolari di ripasso, come hai visto, con la punta più fine. Te lo imposti con la punta pennello, adesso ti faccio vedere le due punte, lo diluisci con il pennello con l'acqua e poi ti fai i tuoi particolari con la punta più fine, questa qui, fine. Il discorso è che per essere sicuro che si diluisca bene, bisogna che tu sia veloce, dai il colore e subito ci vai col pennello a diluire. Ti ho voluto anche far vedere come con questo set ti puoi ricreare il color carne. Naturalmente dipende da come vai a miscelare i colori. Io qui ho utilizzato un rosa e un giallo un po' aranciato e ho fatto venire il color carne. Poi ti ho voluto fare l'abito rosa apposta proprio per farti vedere la differenza che si può venire a creare utilizzando questi due colori e acquerellandoli, così tu ti puoi fare anche la base della pelle. Il drappeggio, questi sono fogli Canson da 180 grammi lisci. Io ti ho fatto un video dove ti presentavo questi fogli di Canson, è un video di recensione per i regali, le idee regalo per i designer e gli artisti, vallo a vedere. Il terzo modo, quindi siamo già a due modi per utilizzare questo set di pennarelli acquerellabili Lira, il terzo modo è con la punta a pennello. Cioè, non vuoi andare a colorare in modo tutto pieno, non vuoi diluirlo? Ok, terzo metodo, fai l'abito o fai il tuo disegno con i contorni del colore che vuoi, utilizzando la punta pennello, moduli in base alla pressione che fai, la larghezza del tratto e ti viene un effetto di pennellata. Sono tre modi diversi di utilizzare questo bellissimo set. Te lo consiglio perché l'ho provato insieme a te e mi è piaciuto molto. Mi raccomando, fai i tuoi esperimenti, ti faccio vedere i colori di questo set. Sono molto belli, oltretutto c'è molta scelta, vedi, hai tre tipi di gialli, poi hai tutti gli arancioni, poi hai tutti i rosa, i blu, anche quello più scuro, tutto il mondo dei verdi, i marroni e il nero. Questo set da 24 è completo, lo puoi utilizzare per andare a sfumare così, quindi hai le tue gradazioni di colore, chiaramente parti da quella più chiara e poi dopo ci metti lo scuro,
oppure lo puoi andare a diluire come ti ho fatto vedere col pennello, e anche qua ragazzi c'è da divertirsi a usarle. Se poi vuoi fare uno sketch molto più veloce, allora usi solo la punta pennello e ti fai il tuo disegno ripassato, colorato, che sembra quasi fatto col pennello, perché il tratto è sempre di una larghezza diversa in base a quanto fai pressione. Gli album della Canson sono questi. Questo è da 250 grammi. Adesso sposto questo pennarello, lo metto qua. Quello che io ho usato è questo da 180. Vedi che comunque 180 è un cartoncino, ha comunque retto un pochino d'acqua. Se vuoi dei cartoncini più pesanti, vai a prendere questi da 250. Sceglierai tu. Sono tutti e due lisci, e io questi tre disegni fatti con lo stesso tipo di pennarello li ho fatti su questo da 180. Vai a vedere il video dove ci sono tutte le idee regalo per artisti e per designer. In quel video, sì, in quel video ti avevo promesso che ti avrei fatto vedere questi pennarelli acquerellabili, che sono stupendi, che vanno benissimo sia per il figurino di moda che per il fumetto, per il design, perché qui con tutte queste tecniche qui veramente, ragazzi, vi potete sbizzarrire, e vedi che non sono cose difficili da fare. Ovviamente più colori prendi, più ti diverti, perché puoi andarli a mixare e li puoi usare anche acquerellati con il pennello. Io in genere preferisco, quando voglio acquerellare i pennarelli, utilizzare il pennello più a punta piatta. Bene, questi pennarelli qui, ragazzi, io adesso questo lo chiudo. Qui c'è la punta più fine e qui c'è la punta a pennello. Direi che questo set di pennarelli acquerellabili con la punta pennello è bello, ti consiglio di provarlo e di utilizzarlo. Puoi usarlo, come hai visto, in tanti modi. Noi ci vediamo tutte le settimane sul mio canale. Trovi anche le recensioni di questo bellissimo set di acquerelli in tubetto di Rembrandt. La recensione di questo, che è il set sempre di Rembrandt, ma sono i mezzi Godet. E anche la recensione degli Ecoli in come usarli, pennelli, fogli per disegnare, qui ho quelli d'acquarello, ho questi due tipi qui d'acquarello, questi sono i fogli per i marker. Sul mio canale puoi trovare davvero tante recensioni per capire, per conoscere i nuovi materiali, compresi i fogli che abbiamo usato oggi e anche lo sketchbook. Non dimentichiamo anche le matite colorate acquerellabili, che sono sempre da scoprire. Vai a vedere, perché ho fatto un video di recensione, te lo linko qui da qualche parte, con i regali che puoi farti tu oppure farti fare per designer e artisti. E se ti piace dipingere, ti piace disegnare, ti piace l'acquarello, ti piacciono i pennarelli, vai a vedere anche quel video, te lo metto qui. E tutti i video di recensione dei vari materiali, così puoi capire quale scegliere. Direi che il materiale di oggi, questi strumenti, questi pennarelli acquerellabili Lira, sono molto belli. Te li consiglio, io li ho provati, devo dire che non sono niente male, e prossimamente farò altri disegni utilizzandoli in tutti e tre i modi che ti ho fatto vedere. Se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere mettendo un like. Noi ci vediamo tutte le settimane, seguimi anche su Instagram, non dimenticare di iscriverti e mi raccomando, vai sul sito di archimediabellearti.it e troverai tutti questi strumenti di disegno, non solo i pennarelli acquerellabili, tutti acquerelli, pennelli, fogli. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao da Patrizia Fatò 74, ciao! Thank you.